Brauk, giocatore primo presidente che tocca il pallone per il terzino Felice Gasper, il quale allunga per Montesanto, che fa scorrere in avanti per il bomber del Bologna che tremperà il mondo fa. Angelo Schiavio, attaccante bolognese, protagonista dei quattro scudetti del 25, 29, 36 e 37, appoggio per Fulice. E ancora Biavati, il protagonista degli scudetti del 39 e del 41 per Ballacci, il lancio lungo in avanti per Cesarino Cervellati che duetta con Pilmar. E ancora il Bologna che cerca gloria in avanti, sono i rossoblu di Fufu Bernardini e del presidentissimo Dall'Arame nelle danze con Fogli, l'appoggio destra per Marino Perani che vede Haller, il tedesco Anils entra in area, cross per Pascutti che spara alto di testa, così però si gioca solo in paradiso, un Bologna trascinato dalla sua bandiera, Giacomo Bulgarelli, vincitore dello scudetto del 64, un bolognese capace di rinunciare alle chiamate dei grandi club per la maglia della sua città. E ancora il Bologna che prova a manovrare con Tazio Roversi, servito da Cresci, che lancia Beppe Savoldi, goleador delle Coppa Italia del 70 e del 74. Savoldi prova il tiro che finisce fuori. Riconquista ancora palla a centrocampo Ciccio Marocchi. La manovra sembra ritrovare smalto con gli spunti del bomber Lorenzo Maronaro, con la regia di Piedone Pecci e con la grinta del Milico Villa. Arcigno libero del divertente Bologna di Maifredi. Per Baggio il cross troppo lungo per Kenneth Anderson e la palla esce. Pronta rimessa con le mani per Nervo, il fedelissimo di Renzo Olivieri che allunga a Beppe Signori e il bomber non è ben segnato. Invio di Gianluca Pagliuca, il controllo di Amoroso a centrocampo, il lancio in avanti, lo stop di petto per Marazzina che appoggia di sito per Marco Di Baio che sullo slancio tira il destro. Oh my God, my God.